Con l'avvento della Rivoluzione francese, le monarchie europee dichiararono guerra alla Francia nel 1792, per timore che quelle idee potessero diffondersi nel resto del continente. Pressati dalle rivolte interne e dagli antichi regimi della prima coalizione, dopo anni di guerra, i francesi si ritenevano sufficientemente forti da scatenare un'offensiva anche in Italia. L'obiettivo era quello di costringere il piccolo regno di Sardegna a firmare un trattato di pace, ma l'uomo a cui era stata affidata l'Armée d'Italie aveva ambizioni ben maggiori e riuscì a spingere ben oltre Torino, arrivando a Brescia nel maggio 1796. Nessuno ha mai fatto un documentario sulla battaglia di Lonato e Castiglione, che vide Napoleone Bonaparte fronteggiare l'esercito austriaco nella prima campagna d'Italia. Non è tra le battaglie più importanti combattute dal generale Corso, ma a Lonato si possono già intravedere le doti e le tattiche che Napoleone perfezionerà nel corso della sua vita. Nelle mie limitate capacità cercherò di raccontarvi nei dettagli quegli eventi così concitati, anche per mostrarvi come funzionava una battaglia di quell'epoca, perché è ben diverso dall'immaginario a cui Hollywood ci ha abituati, con due eserciti di soldatini schierati su delle file, l'una di fronte all'altra, che si prendono a cannonate. Premetto che non sono un campione di accenti e parlando, spesso emerge tutta la mia brescianità, perciò evitate di farci caso. Nel 1796 il 26enne Napoleone Bonaparte era stato nominato comandante dell'Armata d'Italia e mandato nella pianura padana per impegnare le armate piemontesi e austriache, mentre il grosso dell'esercito francese concentrava i propri sforzi sul Reno. Ma Napoleone voleva che fosse il suo fronte ad avere prevalenza, prefiggendosi l'obiettivo di battere i piemontesi, conquistare la Lombardia e marciare su Vienna nel cuore del territorio nemico. A maggio era riuscito a spingersi fino al Mincio, ma la campagna aveva subito un breve stallo. Quel che rimaneva dell'armata austriaca si era rifugiato nella poderosa fortezza di Mantova, in attesa di rinforzi dalla madrepatria, mentre i francesi approfittarono dell'occasione per riorganizzarsi e stabilire la propria influenza e imporre tributi agli stati italiani. E come appaiono questi soldati francesi agli occhi dei lombardi di quel tempo? Tutti sono increduli che un esercito conciato a tal guisa sia riuscito a sbaragliare gli austriaci. Illuminanti a tal proposito sono gli scritti di Stendhal, ma io preferisco raccontarvelo con le parole di un sacerdote italiano che vide il passaggio dei francesi a Pavia, poco prima dell'ingresso nel Bresciano. I vestiti degli ufficiali e della truppa sono stracciati e logori. Non hanno tende né bagagli, non hanno uniformi appropriate. Alcuni indossano pantaloni, altri brache lunghe. Chi calza stivali e chi scarpe. Ne vedi qualcuno in panciotto, ma in genere indossano i primi vestiti che sono riusciti ad arraffare. Il cappotto è blu con un colletto rosso. Ne ho visti alcuni che portano in testa un cappello, ma per la maggior parte hanno un casco di cuoio con un aigrette di pelle o una coda di cavallo. Devo ricordarlo, mentre Napoleone si trovava nel Bresciano, quindi territorio veneto, la Repubblica di San Marco era di fatto neutrale, ma garantiva il diritto di passaggio ad entrambi gli eserciti. Eppure, a quell'epoca, già molti bresciani appartenenti alla borghesia e alla nobiltà hanno ben accolto le idee giacobine e sono sorte diverse società segrete che di lì a poco avrebbero favorito il sorgere della filo-francese Repubblica Bresciana. Ma torniamo ai fatti, perché nel luglio del 1796 entrambi gli eserciti tornano ad essere attivi. In soccorso di Mantova, l'Austria manda una nuova armata di 47.000 uomini, di cui 5.700 cavalleggeri e 192 cannoni, al comando del maresciallo Dagobert von Wurzel, un generale anziano molto abile, ma anche troppo prudente. Questi aveva diviso l'armata in tre corpi, uno di circa 5.000 che scese dalla Valsugana lungo il Brenta. Il Nerbo, di 24.000, guidato da lui stesso, sarebbe sceso da Trento, mentre l'ala destra era costituita da un corpo di 18.000 uomini al comando del maresciallo Peter Kostanowicz, che sarebbe calato in Valsabbia per scacciare i francesi dal teatro morenico del Garda. L'obiettivo era quello di spezzare l'assedio francese a Mantova,
e liberare l'armata intrappolata di altri 12.000 austriaci con 316 cannoni con cui condurre l'attacco principale a Napoleone, mentre dalle sue spalle, in una sorta di manovra tenaglia, Kozdanovich avrebbe impedito al francese la ritirata. Un piano che non teneva conto del troppo ampio teatro delle manovre, con il lago di Garda a frapporsi tra le due fazioni, e quindi impossibilitate a mantenere adeguati contatti, una situazione di cui Napoleone Bonaparte saprà approfittare a piene mani. Se tutte le unità scese dal Trentino dovessero ricongiungersi con quell'armata accerchiata a Mantova, il totale complessivo degli austriaci dovrebbe ammontare a circa 62.000 uomini, contro i 46.000 di Napoleone. Il 26 luglio, quindi, gli austriaci si mettono in marcia e i francesi, benché sono informati di alcuni movimenti oltre confine, non sospettano un attacco imminente. Ma in questo quadro voglio fare un attimo una digressione su un siparietto romantico. Napoleone, due giorni prima di partire per la sua campagna in Italia, si era sposato con Joséphine de Beauharnais. Lui le scriveva letteralmente tutti i giorni lettere appassionate, usando addirittura l'inchiostro rosso per le frasi più sdolcinate e focose. E lei, fredda, rispondeva ogni tanto con due o tre righe non particolarmente entusiaste. Alla fine lui si ingelosì molto e minacciò più volte il divorzio. E in questo tira e molla epistolare, alla fine Joséphine accondiscese a raggiungerlo a Milano per giugno. Ma lei si presentò accompagnata da un uomo d'affari che in realtà era il suo amante, e potete immaginarvi la faccia di Napoleone. Quando Napoleone si trovava a Brescia, sul nostro territorio, lei le scriveva che a Milano si annoiava e comunque continuava a non fargli avere sue notizie. Malvagia, cattiva, crudele, tiranna, piccolo grazioso mostro, tu ridi delle mie minacce, della mia ingenuità, delle mie sciocchezze. Ah, se potessi chiuderti nel mio cuore, ti tratterrei là in prigione. Così le scrive lui. È sicuro che lei abbia degli amanti, ma è davvero innamorato di questa donna che non lo ricambia. E il 21 luglio da Castiglione le scrive: lontano da te, le notti sono lunghe, insulse e tristi. Adieu, belle et bonne, tout incomparable, tout divine, mille baisers amoureux. Partout, partout. Il giorno dopo la supplica di raggiungerlo a Brescia, dove il più tenero degli amanti ti attende, gli dice. Napoleone alloggia all'albergo del Gambero, uno dei più antichi d'Italia, che oggi non esiste più e che stava qui, dove c'è appunto il corsetto del Gambero. I due coniugi partecipano ad una rappresentazione a Teatro Grande e la sera del 28 luglio sono invitati ad una festa di gala dal Mocenigo, il capitano veneto di Brescia. Negli stessi istanti in cui Napoleone danza con la sua bella nei saloni della Brescia Bene, i soldati del Kozdanovich attraversano il Ponte Caffaro ed entrano in territorio bresciano. Quella notte a Vestone i tedeschi sono accolti dalla popolazione fedele alla Serenissima, illuminando il paese con fiaccole e torce. Napoleone, che da almeno un paio di settimane è informato sulla presenza di colonne nemiche in movimento ed aveva già istruito il generale Soré di stanza Salò della possibilità di una calata attraverso la Valsabbia degli austriaci, è avvertito in piena notte delle prime scaramucce con i soldati francesi a Nozza. La partita è iniziata e la prima decisione che assume è di partire immediatamente col suo stato maggiore per Castelnuovo Veronese, dove risiede il quartier generale. Mentre la colonna Kozdanovich scende la Valsabbia, alle 5 del mattino la colonna de Würzer prende contatto con l'avanguardia francese di Massena, a Rivoli. La schiacciante superiorità austriaca costringe Napoleone a far ripiegare Massena oltre il Mincio per riparare nella fortezza di Peschiera. Perciò la guarnigione di Verona abbandona in fretta e furia la città. Da Nozza si distacca una piccola colonna che prende la via di nave e alle 7 anche a Sabbio Chiese iniziano gli scontri. Soré, col suo quartier generale a Salò, è in netta inferiorità numerica di quasi 1 a 4 e verso le 9 l'abitato di Salò è già coinvolto nei combattimenti. Lo scontro nella cittadina riverasca è molto accanito e lo testimoniano i numerosi nomi di ufficiali rimasti feriti. Alle colonne del Kozdanovich si aggiunge anche l'azione combinata di un reparto di austriaci sbarcato in Salò con 12 barconi salpati dal porto di Torbole. Lo scontro va avanti fino alle ore 19 con gli austriaci che inseguono pressantemente i napoleonici fino a Desenzano e Gavarnie. Sempre dal lago arriva un'altra minaccia. Joséphine, che cerca di raggiungere Napoleone a Castelnuovo, è costretta a fermarsi all'altezza di Sirmione,
perché una cannoniera austriaca lancia bordate verso la strada. Il pericolo è tale che uno dei dragoni di scorta viene ucciso dalle bordate e le nobili donne sono costrette a scendere dalla carrozza e gettarsi in un fosso, prima di ripartire finalmente per Castelnuovo e ricongiungersi col marito. Una volta lì, sconvolta, gli racconta l'accaduto e vedendola in questa agitazione, mosso dal senso di colpa di averla messa in pericolo, prima di spedirla a Firenze le promette: «Würmser mi pagherà tutti i pianti che ti causa». Già a mezzogiorno, gli austriaci entrano a Gavardo con la brigata del generale Auxey, che caccia la colonna francese in ritirata verso Brescia. Mentre ormai le colonne di Pozdanovic si affacciano alla pianura bresciana, un drappello di 400 francesi, comandati dal generale Guyot, che si trovava a Barbarano, rimane tagliato fuori e deve asserragliarsi nel palazzo Martinengo, trasformandolo in un fortino. Assediati da due battaglioni e presi di mira dal lago dalla flottiglia austriaca, Guyot resiste follemente alle richieste di resa per ben 3 giorni. Intanto, numerose abitazioni di Salò, Gavardo e Villanova subiscono saccheggio da parte degli austriaci, dove rimangono uccisi anche inermi cittadini. Da citare la risolutezza degli abitanti di Soprazocco, che vedendo quello che sta succedendo ai propri vicini, barricano le strade di accesso al loro paese e si mostrano decisi a respingere gli austriaci anche con le armi, per cui non vengono toccati. All'alba del 30, riparati dalla foschia della fosa pianura bresciana, la colonna di austriaci che a nozze si era staccata per scendere verso nave assalta la piccola e sonnecchiante guarnigione francese di Brescia, entrando dalle attuali Porta Trento e Piazza Garibaldi. Ci sono violenti scontri soprattutto nella zona del cimitero monumentale, ma in un'ora e mezza la città è presa. Talmente rapida è stata l'incursione della cavalleria alemanna che sono fatti prigionieri numerosi ufficiali, di cui 3 generali, tra i quali il comandante della cavalleria Gioacchino Murat, futuro cognato di Napoleone, e il fratello del Bonaparte, Luigi. Informato della perdita di Salò e Brescia, Napoleone corregge la sua strategia. Sa che se le due armate nemiche dovessero riuscire a ricongiungersi, non avrebbe scampo. Perciò prende l'unica decisione sensata, affrontarle separatamente. Decide di attaccare quella più debole, quella del Kozdanovic, che tra l'altro prendendo Brescia si è sbilanciato un po' troppo verso occidente. Nel contempo deve tenere Würmser il più lontano possibile dalle sue spalle. Ordina a Serurier di abbandonare l'assedio di Mantova e dirigere verso Marcaria, per evitare che con Brescia gli imperiali si approprino anche delle strade della bassa pianura, tagliando la ritirata francese su Milano. Poi manda dispacci ad Augereau per richiamarlo ad ovest. Aveva già richiamato il suo distaccamento da Legnago sull'Adige per fargli fare tappa a Roverbella, ma evidentemente aveva già compreso che il vecchio Würmser era molto più cauto e lento a muoversi del Kozdanovic, per cui richiamare anche l'unità, la divisione di Augereau per usare la sua forza, gli sembrò una mossa opportuna. Per accelerare il movimento di questi generali, ordina loro la dolorosa decisione di abbandonare i cannoni sul campo dopo averli resi inservibili. Napoleone era capace anche di prendere queste scelte apparentemente rischiose senza esitazione alcuna. Cercava di rendere appetibile al Münster la possibilità concreta di liberare Mantova dall'assedio, sperando che non si avvedesse dei suoi piani e non passasse il mincio troppo in alto. Quello che intende sperimentare qui, in questa situazione, diverrà il modus operandi tipico di Napoleone nel futuro. Incunearsi tra 2 armate nemiche e mentre un piccolo contingente secondario tiene impegnato il grosso dell'esercito avversario, lui concentra i suoi sforzi per schiacciare la parte più debole prima di rivolgerla verso l'altra. Portatosi a Desenzano in serata, Napoleone ordina a Soré di riprendere Salò per liberare Guyot e a Despinois di contendere Lonato e Ponte San Marco agli austriaci. Da Brescia, Kozdanovic scende a Castenedolo per forzare i francesi, volendo passare il Chiese a Montichiari. Poi, mantenendo il controllo su Salò e Gavardo, manda la brigata Hoth a prendere Ponte San Marco per sgomberare la strada verso Lonato e Desenzano. E qui si svolgerà il primo dei più importanti scontri. La brigata Hoth, rinforzata dalla brigata Auxey, che attende a Carzago e quindi forte di 4.600 fanti e 350 cavalleggeri, attacca Ponte San Marco all'alba del 31. Ma solo alle 8 del mattino i suoi uomini si apprestano ad entrare a Lonato, sorprendendo i francesi che qui tenevano una piccola guarnigione comandata da Despinois, poiché il grosso della divisione di Soré
su ordine di Napoleone, si stava dirigendo su Salò. L'avanguardia alemanna è composta dagli Ussari, che assieme a parte della fanteria attacca la posizione francesi sulle alture di Lonato. Alle prime cannonate la gente si chiude nella chiesa parrocchiale, nella chiesa di Sant'Antonio, in quella di San Giuseppe e alla Madonna del Giglio, dove restano asserragliati fino alle 11, quando si conclude la prima parte della battaglia, con gli Ussari che inseguono le unità francesi in ritirata su Desenzano, costretti poi a fermarsi dalle artiglierie napoleoniche. Napoleone giunge con la brigata del generale d'Allemagne, che distende i suoi col fronte verso le colline che lo stesso Napoleone vuole riprendere. Despinois intanto manda una frazione del suo contingente verso Salò, sia per appoggiare la marcia di Suré, sia per far desistere le unità di Auxerre ferme a Carzago dall'ipotesi di scoprire la strada verso Gavarnie. Mentre d'Allemagne incalza gli austriaci dalle colline, il generale Pigeon viene mandato ad impedire che questi entrino nella cittadina dalla porta Coglio, ma il generale viene catturato nei pressi del cimitero. In questa fase Napoleone segue la parte delle armate che avanza dritta sul monte della Rova e ci sono due aneddoti che lo riguardano personalmente che voglio raccontarvi. Il primo riguarda un soldato semplice che, rivolgendosi personalmente a Napoleone, gli consigliò un punto dove far piazzare un paio di cannoni per appoggiare l'avanzata e che inizialmente Napoleone aveva rimesso in riga, mandando però i cannoni dove gli aveva consigliato quel soldato. Alla fine della battaglia però Napoleone, rivolgendosi agli ufficiali di quell'unità, aveva chiesto che si presentasse lui quel soldato, ma non vedendolo uscire dai ranghi, un compagno gli aveva assicurato che purtroppo l'aveva visto cadere colpito da una palla di cannone. Napoleone, toccato da quella sciagura, si tolse il cappello ed esclamò: «Soldati, egli era un prode». Indi, rivoltosi al colonnello che gli era al lato, soggiunse mestamente: «Se quella palla avesse ucciso me questa mattina, quel soldato mi avrebbe potuto surrogare questa sera». Un altro riguarda probabilmente un evento successo negli stessi istanti, forse qualche attimo prima, qualche attimo dopo, non è molto chiaro. Mentre si trovava nei pressi del fienile Barichelli, e il gastaldo della famiglia Savoldi, proprietaria del Cascinale, un tale Pezzotti, lo avvisò che un centinaio di soldati austriaci in ritirata, che probabilmente stavano cercando di valicare il monte per ricongiungersi con i compagni, gli stava per piombare le spalle e Napoleone in quel momento era totalmente allo scoperto, rischiava di rimanere catturato. Si creò l'assurda condizione che proprio mentre gli austriaci stavano arrivando verso Fienile, Napoleone fu nascosto dal signor Pezzotti sotto un covone di paglia. Certo non un'immagine di gloria splendente per il famoso condottiero. Beh, possiamo dire che noi bresciani abbiamo messo Napoleone a dormire sotto la paglia. Mentre già si combatte duramente, con gli uomini di D'Allemagne che ingaggiano gli austriaci alla baionetta sulle gradinate della chiesa di Sant'Antonio, anche con l'appoggio di un cannone che spazza mitraglia agli imperiali, da Montichiari arriva Augereau, la cui cavalleria ingaggia i tedeschi a sud del paese, tra via Montemario e il Lazzaretto, mettendoli in fuga verso Desenzano e riuscendo a liberare Pigeon. La furibonda lotta all'arma bianca ingaggiata da D'Allemagne tra le strade del paese fa scorrere il sangue lungo le attuali via Repubblica, via Sorrentino, Corso Garibaldi e nella piazza principale, ricacciando il grosso della brigata Hoth su Ponte San Marco entro le ore 6 di sera. Qui Hoth si ricongiungerà la notte con la colonna del feldmaresciallo Kozdanovic, che si era fermato a Montichiari e non era riuscito ad accorrere in tempo per la battaglia. Non riuscendo ad avere Lonato e rischiando di perdere anche Salò, minacciando così di perdere il controllo sulla ritirata verso la Valsabbia, il generale Kozdanovic decide di rinchiudersi tra Gavardo e Salò, cercando una nuova strategia per riallacciarsi con l'armata del Würmser. Ma così facendo lascerà quasi completamente sguarnita la città di Brescia e Napoleone non mancherà di riprendersela. Con Lonato in mano francese, Napoleone allestirà qui il suo quartiere generale e in serata, secondo alcuni storici, dormirà al Casino Resini. Durante lo scontro aveva mandato anche la divisione Soré a riprendere Salò e liberare Guyeux dall'assedio a Villa Martinengo, cosa che riesce anche grazie ad eroiche cariche di cavalleria. Tuttavia Soré è consapevole di non avere le forze per tenere la cittadina gardesana
e ripiega verso Desenzano per evitare di trovarsi accerchiato dagli austriaci di Stanza Gavardo. Come ogni storico militare vi racconterà, il principale segreto di Napoleone per le sue vittorie è la velocità e la rapidità con cui manovrava le sue truppe. La divisione Sore, partita da Desenzano per attaccare Salò, poi rientrata su Lonato, sarà rimandata verso Salò a combattere e per rioccupare la cittadina. E pensate, in 36 ore marciò per 84 km e partecipò ben due combattimenti. Così la divisione Augereau, che da Legnago era dovuta partire per Montichiari e infine aveva partecipato alla battaglia di Lonato, in poco più di due giorni aveva percorso qualcosa come 106 km. Tutti a piedi, oh! Non che Napoleone si adagiasse sugli allori. Sembra che cavalcò per tre giorni avanti e indietro tra i ranghi dei suoi soldati, fino a rendere inservibili 5 cavalli. Questa capacità di movimento era dettata da tante condizioni, inclusa la ridotta dipendenza dei carriaggi dell'esercito francese rispetto a quello austriaco. Ad esempio, le salmerie asburgiche viaggiavano con scorte per almeno 8 giorni di viveri, mentre quelle francesi per massimo 3. Questa era una precisa scelta organizzativa per avere un esercito più rapido, che tuttavia necessitava di rifornirsi principalmente sul territorio. Per cui non è un caso che siano soprattutto i soldati francesi ad obbligare gli abitanti locali, con le buone o con le cattive, a farsi carico dei bisogni dell'armata, consegnando il foraggio per il bestiame e le derrate per i soldati. Dopo il ripiegamento austriaco su Gavardo, proprio Augereau è mandato a riprendere Brescia, che era stata lasciata quasi totalmente sguarnita. La sua divisione entra in città senza troppe difficoltà e per volontà stessa di Napoleone obbliga gli schiavoni veneti del colonnello Miovilovic a cedere il castello sul Cidneo ai soldati francesi. L'abbandono di queste posizioni e il ripiegamento su Gavardo fa capire a Napoleone che Kozdanovic ha abbandonato il suo piano iniziale e sta cercando una nuova strategia per ricongiungersi con l'armata principale del Würzel, il quale, e questo balza agli occhi, è fermo da oltre due giorni dietro al Mincio, quando invece avrebbe potuto concentrare le sue forze su Lonato e Desenzano e cercare di ricongiungersi con il corpo d'armata del Kozdanovic. Quando si deciderà a farlo, sarà troppo tardi. La brigata Auxerre rimane a Vobarno e sulle colline attorno a Salò, appena occupata dalla divisione francese di Sore, mentre la brigata Haute è a Gavardo, dove per il 2 agosto il generale Kozdanovic decide di concentrare le sue forze. Il parroco di Gavardo, infatti, lascia sui registri una laconica annotazione: il paese è presidiato dagli imperiali. Se Kozdanovic spera nell'intervento di Würzel, Napoleone, che si è appena ripreso Brescia, vuole chiuderlo definitivamente in una sacca, rafforzando il controllo sulla strada che passa da Ponte San Marco, appena abbandonata dal nemico. Perciò invia la divisione Massena su Lonato e contemporaneamente fa marciare nuovamente Sore verso Salò, mentre Despinois ed Allemagne devono puntare su Gavardo. Napoleone vuole braccare il corpo d'armata di Kozdanovic e costringerlo a risalire la Varsavia per concentrare finalmente le sue forze contro Würzel. Ma le cose prendono una piega strana. Würzel, totalmente ignaro delle difficoltà mortali dell'altra colonna, è sceso fino a Mantova, che ha trovato sgombra dall'assedio francese. Probabilmente è il momento in cui realizza la necessità di essere lui a doversi avvicinare al collega. Perciò invia a nord le proprie avanguardie per occupare le alture di Solferino e Castiglione. Qui il generale francese Valette, col suo distaccamento di 1800 soldati, appena vede arrivare le truppe imperiali di Lipté, abbandona le posizioni senza colpo ferire, nonostante l'ordine perentorio di Napoleone di resistere il più possibile. Questo atto di codardia mette a repentaglio l'intera pianificazione di Napoleone e rischia di far piombare la colonna Würzel alle spalle dello schieramento francese. E ovviamente costa il posto all'incompetente Valette. Würzel inizia a concentrare le sue forze su Castiglione e se fosse più deciso potrebbe marciare su Montichiari di Genzano, ma preferisce usare cautela e invia un dispaccio al Kozdanovic con i suoi nuovi propositi. Il collegato riceve il dispaccio a mezzogiorno e decide di inviare la brigata Auxerre su Desenzano con l'obiettivo di far avanzare successivamente anche le brigate Hoth, Spock e Reus. Ma alle 22.30 riceve notizie dal generale Hoth: 4.000 francesi sono in marcia dai monti tra Salò e Lonato, esattamente dove sarebbe passato Auxerre con i suoi uomini, ma Hoth assicura che per tutta la notte non ha sentito sparare un colpo.
Praticamente nell'oscurità della notte, la brigata Auxè, marciando verso Desenzano, non ha incrociato la contromarcia di Guyot e le due schiere hanno sfilato l'una a poche centinaia di metri dall'altra. Incredibile! Di fatto Guyot è appena entrato nell'ala sinistra dello schieramento austriaco senza sparare un colpo. Perciò va fermato e Kozdanovich è costretto a mandare la brigata Reuss ad intercettarlo, mantenendo ferme a Gavardo le brigate Ott e Spork per sicurezza. Ma anche lui non riesce ad intercettare Guyot, che aveva percorso un'antica strada quasi dimenticata e si era infilato letteralmente alle spalle degli imperiali, senza nemmeno perdere un uomo. Volendo analizzare le cose in un quadro più ampio, potremmo dire che sì, il corpo d'armata di Kozdanovich rischiava davvero di vedersi tagliata fuori la ritirata per la Valsabbia. Ma questa perdita era ampiamente compensata dall'avvicinarsi del Wurmser, che da Castiglione avrebbe potuto benissimo marciare verso di lui e cercare un ricongiungimento, rafforzati anche dalla possibilità di sganciare da Peschiera quelle unità che erano state messe ad assediare la piccola guarnigione francese lasciata a difenderla. Una violenta tempesta stava per abbattersi di nuovo sull'Onato, e il fattore chiave sarebbe stato il tempismo degli attacchi austriaci che, purtroppo per loro, vedremo non sono stati abbastanza coordinati. Dopotutto la sconfitta di questa campagna era scritta già dall'inizio, già prima che partisse, perché la scelta di dividere in due l'armata su fronti così lontani, impossibilitati a coordinarsi e contattarsi l'uno con l'altro, si è tramutato in un assist non facilmente ignorabile da una persona molto abile e competente come Napoleone. All'alba del 3 agosto, la brigata Auxè, forte di 4.000 fanti e 360 cavalleggeri, giunge in vista di Lonato e anticipa le mosse dei francesi attaccando la collina difesa dalla piccola demi-brigata di Pigeon. In pochi minuti i francesi sono soverchiati e non vedendo l'arrivo del resto della divisione Massena, Pigeon sa che rischia di essere preso sul fianco. Cerca di prendere le contromisure ma viene catturato di nuovo e i francesi sono sloggiati fin dietro la seriola Lonata, dove si riorganizzano, vedendo la nuvola di polvere che annuncia l'arrivo della divisione. La quarta demi-brigata si trova sulla strada di fronte a Lonato, con i carabinieri che sono rimasti senza munizioni e caricati dalla cavalleria austriaca, che riescono però a respingere proprio grazie al sopraggiungere dei dragoni francesi. L'avanguardia della divisione Massena, che si trovava tra Ponte San Marco e Lonato e non era riuscita ad arrivare prima, tant'è che poterono partecipare completamente ai combattimenti solo verso mezzogiorno. Lo stesso Napoleone accompagna Massena ed è proprio lui che vede sfilare i granatieri davanti a sé, che li incoraggia dicendo loro: granatieri, sostenete la vostra gloria. Ed è proprio lui a pianificare la riconquista di quello che Auxè gli ha appena tolto. Dispone il grosso degli sforzi sulla strada dei mulini, facendo avanzare in colonna la fanteria pesante di linea, affiancata dagli schermagliatori tirailleurs, con la musica in testa. In questo modo i tiratori che lavorano sparpagliati possono disordinare lo schieramento nemico con fuoco libero e ravvicinato, mentre la formazione a colonna consente di sfruttare la forza d'urto. In pratica la formazione a colonna consente di muovere molto più rapidamente rispetto a una linea schierata su due o più linee, quindi avendo con sé anche i soldati poco addestrati basta avere degli ufficiali abbastanza in gamba per poterli guidare più velocemente. La formazione in linea ovviamente consente di avere una maggiore potenza di fuoco, tuttavia la formazione a colonna consente proprio di avvicinarsi con maggiore velocità con un numero maggiore di uomini, in modo poi da poter sostenere uno scontro, una forza d'urto maggiore e tenere sotto pressione gli austriaci che, vedendo arrivare una grande massa di uomini con una certa rapidità verso di loro, tendenzialmente sono più predisposti a svuotare subito i moschetti. Quindi quando uno ha troppa fretta di sparare per ricaricare, sparare una seconda volta, di solito non prende molto bene la mira. Se a questa pressione aggiungiamo anche che i tirailleurs lavorano proprio sparpagliati sul campo, nascondendosi dietro dei ripari e sparando continuamente contro lo schieramento avversario, praticamente svoltando nei ranghi, insomma capiamo che questo tipo di formazione in certi contesti potrebbe essere veramente molto molto migliore. Il punto debole, diciamo, è quando la fanteria in colonna è sottoposta al tiro dell'artiglieria, che può veramente sfalciare un largo numero di uomini, e ovviamente anche il tiro della moschetteria fa il suo lavoro
Motivo per cui è molto importante che la nostra formazione colonna si muova molto rapidamente e per questo servono degli ufficiali che spingano i propri uomini in avanti. Questo spiega il motivo perché nell'esercito francese molti ufficiali di truppa vengono uccisi con una certa frequenza. Comunque, qui ai Moulinies, che secondo il maggiore Roguet, Napoleone si rivolge agli uomini della 32ª Brigata dicendo: marciate così per la strada principale, dritti su Lonato. Non tirate un solo colpo di fucile, solamente la baionetta. Tamburi, battete la carica. Musicisti, una marcia patriottica. E voi, soldati della 32ª, conquistate la vostra gloria. Se Bonaparte predilige la formazione colonna, Auxerre invece dispone gli austriaci su formazioni in linea da 2 a 3 ranghi, tentando di avviluppare la formazione francese che sopraggiunge. Lo scontro è violentissimo. E gli schermagliatori francesi si riparano molto bene dietro gli ostacoli che trovano sul percorso, favoriti anche dal fatto che il tiro di linea degli austriaci è scandito e ritmato dagli ordini degli ufficiali, per cui al momento buono questi si nascondono, saltando fuori nel momento in cui gli austriaci sono in ricarica dei loro fucili per svuotare i moschetti francesi su di loro. Ma gli austriaci vomitano con i loro cannoni violente scariche a mitraglia sui francesi, facendone strage, finché gli uomini della 32ª riescono a neutralizzarli. Il ruolo di altre unità piazzate di fronte al Monte Roba è più marginale e consiste in attacchi di bassa intensità, quasi diversivi. Cito solo per scenografia, da questo lato dello schieramento, che gli uomini dell'11ª vanno all'assalto cantando la Marsigliese. Anche la quarta, che era stata respinta proprio all'inizio della battaglia, partecipa nuovamente agli scontri con grande foga, facendosi largo alla baionetta conducendo ben 4 assalti, tutti poderosamente respinti dagli austriaci fino all'ultimo, quello che sfonda il centro della brigata austriaca mettendola in fuga. È segnalato in questo frangente anche l'eroismo di alcuni carabinieri, che riescono ad impossessarsi di un cannone austriaco e dopo averlo voltato sui nemici in fuga, contribuiscono con questo a tirare su di loro, facendoli volgere quasi in rotta verso Desenzano. Le stime di questo scontro, come per tutti gli altri, ovviamente non sono molto precise. Si calcola che gli austriaci abbiano perso tra i 1000 e i 1500 uomini sul campo, e abbiano lasciato in mano ai francesi altri 2000 prigionieri, mentre i francesi dovrebbero aver perso circa 1 migliaio di uomini. Dopo questo disastro austriaco, Napoleone cerca di attuare un vero e proprio colpo di mano su Gavardo. L'obiettivo è quello di piombare sulla cittadina da 3 lati, per costringere Kozlanovic o a deporre le armi o a risalire la Valsabbia. Ma in questo caso gli austriaci sanno farsi valere, respingendo i francesi soprattutto a Paitone, contro la demibrigata di Despinois. Probabilmente anche a causa della stanchezza dei francesi. Nel frattempo il maresciallo Wurmser era ancora convinto di andare alla vittoria perché aveva visto i francesi togliere in tutta fretta l'assedio di Mantova abbandonando cannoni e materiale bellico. Tranquillo nella città sul Mincio, si era limitato a mandare avanti la divisione Lipté con l'obiettivo di prendere Montichiari e tentare un avvicinamento con i Kozlanovic. Quando il generale Augereau gli si è parato davanti, schierando la sua divisione sul letto della Fossa Magna e respingendo il Lipté con un attacco su Castiglione, proprio negli stessi istanti si può dire che i francesi di Napoleone combattevano a Lonato. Augereau fa credere al nemico di ritirarsi dietro al Chiese, spingendolo incautamente ad attaccarlo, ma le truppe e le artiglierie appostate nel letto della Seriola balzano fuori con furore al momento giusto, scacciandoli. Dopodiché l'intera divisione si era lanciata dietro al nemico fino a Castiglione, costringendo le truppe di Lipté a ripararsi sulla dorsale molenica di Solferino. È il 3 agosto e sia a Montichiari che a Lonato gli austriaci sono battuti. Solo a questo punto il Wurmser comincia a ricevere notizie sulle sconfitte subite da Kozlanovic, che però si trova ancora fermo a Gavardo, perciò il vecchio generale si convince che di essere lui ad avvicinarsi al collega in un tentativo di salvataggio. Tuttavia Napoleone non intende permettere questo ricongiungimento, ma non essendo ancora riuscito a spedire Kozlanovic in Austria, non sa bene su quale delle due armate concentrare i propri sforzi. Alla fine, vedrete, gli riesce un 1-2 formidabile. Senza spiegarvi nei dettagli, perché anche qui la faccenda si è fatta abbastanza complicata, ma il 4 agosto il Kozlanovic è bersagliato da una serie di manovre
francesi molto abili e viene sloggiato da Gavardo. A questo punto non gli resta altro da fare che prendere la via del ritorno in Valsabbia e abbandonare il teatro di battaglia. La testimonianza di Riccobelli ci tramanda il ricordo di questi austriaci che, risalendo la valle, passano per i villaggi unendo prepotenza a disperazione. Andavano facendo violenta richiesta di muli, di carri, di vetture per trasportare non pochi feriti, che resi inabili restavano sulla strada e alcuni su quella morivano. Ritiratosi il più grosso dell'armata superstite, fu calcolata a poco più della metà di quella che era discesa. Da citare anche un episodio singolare, quello del reggimento del colonnello Knorr, che faceva parte della brigata Ott e si era disperso tra le continue manovre francesi, rimanendo praticamente isolato. Trascinandosi totalmente esausti di fronte a Lonato, i soldati austriaci si presentano al presidio francese ordinando loro la resa in un tentativo alquanto bislacco di aprirsi una strada verso la colonna Wurmser. Un triste bluff questo tentativo tedesco, e Napoleone lo racconta nei suoi memoriali, visto che proprio lui stava comandando la piazzaforte di Lonato. Ovviamente lui usa dire, con una certa esagerazione, che la colonna era composta da circa 4.000 austriaci, ma in realtà probabilmente era poco più di 1.000 uomini. E siccome Napoleone sapeva che Kozdanovic ormai era in ritirata e il Wurmser era ancora fermo dietro Castiglione, giocò lui stesso un controbluff, facendogli credere a questo ignaro colonnello di essere alonato con buona parte della sua armata. A questo punto il colonnello Knorr, non sapendo più che pesci pigliare né dove muoversi, si arrese senza sparare un solo colpo. Napoleone racconterà divertito che il povero austriaco non sapeva che i francesi alonato avevano solo 1200 uomini. Il 5 agosto Napoleone può finalmente dispiegare 30.000 uomini contro l'armata, il grosso dell'armata Wurmser, che ha raggiunto Castiglione e che conta circa 26.000 soldati. All'alba Napoleone visita le truppe di Augereau e ispeziona lo schieramento austriaco, che vede schierato nella piana tra le colline di Rimpetto a Solferino e Cavriana e la posizione fortificata sul monte Medolano, un piccolo colle isolato nella campagna usato come perno dall'armata Wurmser. A differenza degli scontri precedenti, quello che si prefigura ora è a tutti gli effetti una battaglia campale, e Napoleone pianifica il suo piano d'attacco diviso su tre momenti salienti, contando anche sul generale Despinois, che era in marcia da Brescia ma che non arriverà mai in tempo a Castiglione, le divisioni dei generali Massena e Augereau, distese di fronte al grosso delle unità austriache, avrebbero dovuto impegnarle fingendo a poco di cedere alla pressione tedesca, indietreggiando a sufficienza fino al momento in cui, da sud, la divisione di Serurier, richiamata anzitempo da Marcaria, avrebbe attaccato gli austriaci alle spalle, sbucando da Guidizzolo e minando la loro possibilità di fuga. A quel punto Wurmser avrebbe dovuto modificare il suo schieramento, indebolendo notevolmente il fianco sinistro, e sarebbe stato quello il momento in cui Napoleone avrebbe sferrato l'attacco decisivo con la sua riserva tattica, il cosiddetto Coup de Foudre contro il Monte Medolano, lo stesso colle dove il nipote Napoleone III avrebbe 60 anni dopo pianificato la battaglia di Solferino. Napoleone mira di accerchiare totalmente l'armata austriaca per annientarla. La sua ambizione è quella di chiudere qui la partita con l'Austria, ma non tiene conto di alcune variabili che influiranno anche sul corso della battaglia. La stanchezza delle sue truppe, per dirne una, e anche la malattia di Serurier, che sarà costretto, in arrivo da Guidizzolo, a cedere il comando al colonnello Pascal Fiorella. Dopo l'apertura del fuoco e i primi combattimenti, il generale Bonaparte, per attirare le forze austriache in avanti e indurle ad abbandonare le loro solide posizioni sulle colline, ordina ai generali Massena e Augereau di organizzare un movimento di ritirata metodica su linee successive. Il feldmaresciallo Wurmser, di fronte alla manovra dei francesi e non informato della posizione del Kozdanovic, con il quale crede ancora di poter entrare in contatto sulla strada verso Peschiera, passa l'attacco in forze. Gli austriaci concentrano i loro attacchi sull'ala settentrionale, contro la divisione Massena, cercando di avanzare lungo la strada in direzione di Lonato, ma il generale francese li respinge tutti. In questo momento, il colonnello Pascal Fiorella, al comando di 5.000 uomini della divisione Serurier, giunto a Guidizzolo fin dalle 6 del mattino,
sferra il suo attacco alle spalle e sul fianco dello schieramento austriaco. Ma l'arrivo di truppe austriache di rinforzo provenienti da Peschiera permette loro di contenere i francesi. Forse l'inesperienza del comandante nel guidare una divisione o le scarse informazioni sul nemico non gli fanno cogliere il momento giusto. Gli austriaci infatti non si erano ancora totalmente sbilanciati nel loro attacco e, sebbene ci sia stato inizialmente una certa sorpresa da parte del Wurzel, questi è ancora in grado di distogliere una parte delle sue truppe per mandarle a frenare la divisione appena apparsa sul teatro di battaglia, posizionandosi sulle alture di Solferino prima che i francesi di Fiorella potessero minacciare la strada alle spalle dello schieramento tedesco. L'attacco è stato ordinato con troppo anticipo e perciò Napoleone, insoddisfatto dei risultati, ordina di intensificare l'attacco sulle colline. Le truppe di Massena e Augereau caricano la baionetta con grande slancio e mettono in difficoltà gli austriaci. Il generale Bonaparte, mentre il nemico sottoposto a forte pressing, capta il momentum e ordina al generale Verdier di lanciare l'attacco decisivo contro il Monte Medolano. Il colonnello Auguste Marmont, al comando di 18 pezzi di artiglieria, si porta in prima linea con i suoi cannoni di fronte al Monte Medolano e coperto dalla cavalleria di Beaumont. Su questa collina naturale, posta nel bel mezzo della pianura, gli austriaci sono trincerati con batterie di cannoni pesanti. Il Monte Medolano costituiva il cardine dello schieramento nemico e Marmont aveva dovuto piazzare e trascinare i cannoni ipotrainati su terreno scoperto e sottoposto al fuoco dell'artiglieria nemica, ma riesce comunque a completare la sua missione nonostante qualche perdita e piazza i suoi cannoni con i quali inizia a martellare pesantemente il monte. Dopodiché le forze in riserva di Verdier, formate da 3 battaglioni di granatieri, danno l'assalto alla baionetta, sostenuti dalla cavalleria di Beaumont. L'attacco ha successo e la collina viene conquistata dai francesi, costringendo quindi i soldati austriaci rimasti a fuggire in disordine. A quel punto è fatta e il feldmaresciallo Dagobert von Wurzel, se vuole evitare la disfatta, deve concentrare le ultime riserve per cercare di ripiegare con un certo ordine sulle colline, sulla strada verso Peschiera. Dopo la perdita dell'importante posizione sul Monte Medolano e l'attacco laterale di Fiorella, infatti si trova sottoposto anche all'attacco generale delle divisioni Massena e Augereau. Ed è in quest'ultima fase che i francesi conquistano anche la rocca di Solferino e Wurmser ordina la ritirata generale. L'arrivo di 5.000 austriaci in riserva e la stanchezza dei soldati francesi, che dopo giorni e giorni di combattimenti e marce forzate risultano stremati, permettono ai tedeschi di non venire del tutto accerchiati ed annientati. Comunque i francesi riescono nei giorni successivi a passare il Mincio e riprendere anche Verona, respingendo anche la colonna Wurmser a ripercorrere i propri passi verso Trento. In una sola settimana Napoleone e le forze repubblicane avevano ribaltato ogni pronostico, praticamente vincendo e rispedendo a casa un'armata che era forte di 3-2, ben equipaggiata e formata da ufficiali di carriera. Il grande generale Corso aveva basato tutta la sua forza sulla rapidità dei movimenti, la frapposizione tra i due blocchi nemici e l'impossibilità di questi di mantenere i contatti, e pensare che non aveva ancora compiuto 27 anni. Per realizzare questo documentario mi sono basato su diversi libri ed ho constatato la difficoltà di ricostruire nel dettaglio tutto quanto accaduto, soprattutto per quanto riguarda le due battaglie di Nonato. Il fatto di aver avuto a distanza di pochi giorni, di soli 4 giorni, due battaglie molto simili per dinamica, non ha aiutato gli storici, che spesso hanno confuso gli episodi e gli avvenimenti di una con l'altra. Addirittura sulla cronologia dei fatti si è in disaccordo, perché nel libro di Rucchini e di Robazzi si sostiene che la battaglia sia avvenuta il 31 luglio contro la brigata Auxey e che quella del 3 agosto proprio non si sia verificata. Per questa tesi ci si basa molto sulle testimonianze oculari degli abitanti del luogo, in particolare quella del Cenedella, che ci ha lasciato una cronaca, il quale sostiene che il 3 agosto Napoleone era nel borgo a parlare con i rappresentanti della comunità e che quindi, se c'era stato questo fatto, non poteva esserci stata condotta un'altra battaglia quel giorno. Anzi, il Cenedella racconta che una prima battaglia minore era avvenuta a maggio, cosa assolutamente smentita dai documenti. Eppure questa tesi la riprende proprio Alberto Redaelli, che ci casca in pieno. Il problema delle testimonianze dirette
è che sono filtrate dalla propria comprensione del mondo, spesso vengono anche distorte per il proprio tornaconto, oltre che influenzate dal quadro ristretto di quello che possono vedere e sentire i propri occhi e le proprie orecchie, non tenendo conto magari di avvenimenti avvenuti contemporaneamente in contesti anche abbastanza vicini, che però aiutano a comprendere meglio uno storico quanto avvenuto. Inoltre, soprattutto per le memorie scritte tanto tempo dopo, è normale che la rielaborazione dei ricordi tenda a modificare i fatti e ad alterarli quantomeno. E questo ce lo insegna anche la psicologia criminale. Anche Napoleone, nelle sue memorie, che di solito sono anche esagerate, non ci aiuta molto a capire quando e quali siano state le battaglie di Leonato. Quindi, se le testimonianze dirette dei testimoni sono importantissimi per capire cosa hanno provato coloro che hanno vissuto certi eventi, per quanto invece riguarda come gli eventi si sono effettivamente svolti, vanno sempre prese con le pinze. E in eventi come questi, in cui gli attori in gioco hanno anche diverse nazionalità, persino la scarsa conoscenza delle lingue e dei personaggi può favorire il formarsi di idee sbagliate che i testimoni appunto ci raccontano, essendo certi di quello che ci stanno dicendo. Eppure prendono dei grossissimi abbagli e sono anche dimostrabili documenti alla mano. Perché abbiamo detto che Kvozdanovic scese dalla Valsabbia il 28 luglio con i generali Ott ed Oxe. E il Cenedella dice che Ott aveva combattuto a maggio, ma non poteva essere lì. Mentre l'unica battaglia combattuta tra luglio e agosto a Lonato sarebbe quella del 31, dove ha combattuto il generale Oxe. Ma allora ci sarebbe da chiedersi perché il generale Ott avrebbe dovuto stendere un rapporto sulla battaglia che lui e la sua brigata hanno avuto a Lonato. È ovvio che la testimonianza oculare del Cenedella non sia affidabile da questo punto di vista. E riprendendo il discorso che anche la conoscenza dei personaggi e della lingua è importante, voglio ricordare che il Cenedella ha detto che è stato il generale Ott ad arrendersi a Napoleone, mentre noi sappiamo che era il colonnello Knorr. A mio avviso il libro che meglio indaga queste vicende e che ha saputo fornire la maggior parte dei punti di vista, sapendo anche selezionare accuratamente cosa tenere o no della documentazione, è quello di Marcello Zane, che consiglio per chi vuole approfondire il tema, che ha fatto un lavoro straordinario, ma giusto per fare solo proprio un appunto da pignolo, dedica un po' poco spazio alla battaglia di Castiglione, che di fatto è l'atto conclusivo di tutta questa vicenda. Zane ha intrecciato quello che dicono le fonti archivistiche e bibliografiche, ma la cosa più interessante che ha fatto è che ha preso molto in considerazione quello che dicono i francesi, in particolare anche i diari delle varie demi-brigate, ma anche le lettere, comprese quelle di Napoleone, che se certamente non sono super partes, ci aiutano a stabilire una cronologia perlomeno di come sono stati mandati gli ordini o comunque di dove si trovavano le varie unità, i vari personaggi nel momento in cui le lettere sono state scritte, tralasciando poi quello che lui ha detto nelle sue memorie, che ovviamente è da prendere estremamente con le pinze. Non sto dicendo che gli altri libri siano da buttare, anche perché ho trovato degli aneddoti, compreso quello del fenile Barichelli o quello del soldato che aveva consigliato a Napoleone di piazzare i suoi cannoni sul Monte della Rova, che in altri libri magari, o quello di Zane, ho trovato con minore evidenza, e sono anche importanti perché, come quello di Rucchini e Robazzi, ci aiuta veramente bene a capire che cosa la popolazione di Lonato e quindi anche dei dintorni hanno provato nel vivere quei frangenti, perché quello di Zane è molto più tecnico, spiega bene come sono avvenuti i fatti senza scendere troppo nel dettaglio di quello che era la percezione comune, no? Per cui anche gli altri libri vale la pena di leggerli. L'unico rammarico che provo è che, leggendo la storiografia italiana che parla di questa vicenda, praticamente nessuno ha preso in considerazione o studiato attentamente le fonti austriache. E ritengo che se un ricercatore italiano dovesse recarsi a Vienna e scandagliare un po' tra le carte dei tedeschi, che sono anche molto precisi nel descrivere le loro cose, sono certo che scopriremo molti dettagli su quei punti ancora oscuri di quella che di fatto è stata una delle battaglie più grandi combattute sul territorio bresciano. Realizzare questo documentario mi è costato un lavoro di mesi. Pensate che ho fatto solo 5 sopralluoghi perlomeno sui campi di battaglia, proprio sui teatri, per capire più o meno come potesse essere stata l'orografia del terreno.
e filtrare le fonti bibliografiche si è rivelato un compito più arduo di quello che pensavo, proprio perché gli storici tra loro non concordano molto su quanto avvenuto. Ma posso dire che mi ritengo abbastanza soddisfatto del risultato che ho ottenuto. Su questo canale cercherò di trattare altre battaglie del Bresciano o combattute dai bresciani, perciò se sei interessato ti chiedo perlomeno di condividere questo filmato con le persone a cui ritieni possa interessare il canale. Davvero spero che i miei sforzi per far apprezzare la storia bresciana siano ricompensati, perché mettere in piedi un progetto simile costa veramente una paccata di tempo. Però questo filmato lo volevo fare e l'ho fatto, perché in fin dei conti Napoleone, per quanto abbia fatto anche delle cose che anche sono andate contro il nostro stesso interesse, rimane comunque uno dei personaggi più importanti della storia. E mi rodeva un po' che nessuno prendesse sul serio la battaglia di Lonato. Perciò spero di avervi regalato almeno un buon racconto. Ci rivediamo alla prossima e buona giornata a tutti.